Oggi farò vedere come si fa lo stucco antico. Andiamo a usare la pareta. Come sapete. Tetele. Andate a schiacciare tutte queste ballazioni. Andate a schiacciarla leggermente. Questa è la prima mano. Di qua ho già dato una mano di fondo, adesso vi do la seconda mano. Adesso no, dovete aspettare che asciuga e diventa così chiara. Iniziate. Mentre la date, destra, sinistra, date un po' di gioco per vedere dopo tutti gli effetti. Quando avete fatto tutto, guardate dove è imperfetta, non carteggiatela mai, se non vi piace. Quando avete preparato un fondo così liscio, tutto liscio, aspettate che asciuga, quando andate avanti con tutta la parete, pronti per la terza mano. È asciutta la seconda mano, diamo la terza mano lavorandola. Quando avete fatto un pezzo con la calotte pulita,
non lucidate. Tenete la caloscia inclinata. Andate avanti a fare un altro pezzo. Sempre pulita, andate a lucidare tenendo la traverso. Se vi mettete di qua lo vedete che è già lucido, si vede. Caloscio per il traverso, per lucidare. Pulite bene la caloscia, deve essere stondata. E andate a lucidarlo. Per il traverso vedete che è già lucido. Adesso aspettate un 10 minuti, un quarto d'ora, tutta la parete che asciuga e date la cera. Adesso diamo la cera, visto che è asciutto, lo ceriamo tutto, che dà una protezione. Il cerato è stato cerato prima con la caloscia. Questa qua è una cera, ma è di più una protezione.
la lasciamo asciugare, che diventa tutta opaca, e poi andremo che è asciutta la cera, andate a cerarlo, lucidate, olio di gomito, date via tutto quello opaco che fa da protezione. E questo è lo stucco antico. Spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima.